No, non sbagli, anzi, non vediamo già l'ora di scendere in campo per far vedere che è stata solo una battuta d'arresto. Tutto qui. Che cos'è che al di là effettivamente ci sono state delle cose oggettive dell'ambiente, del campo, eccetera. Al di là di questo, che cosa ci si può rimproverare? Diciamo che secondo il mio punto di vista, se al 15° mi sembra che Checco abbia preso la traversa, e se quella palla lì fosse entrata potevamo parlare di un'altra partita, però coi se e coi ma non si va da nessuna parte. È stata una partita storta, abbiamo preso due gol su due calci piazzati, due palle inattive e c'è il rammarico di aver buttato via una grossa opportunità. Però per fortuna il calcio è anche così, si gioca subito dopo 7 giorni e dobbiamo rifarci a tutti i costi. Diciamo che la differenza, il primo tempo eravamo a favore di vento e sembra una sciocchezza, però ti aiuta tanto. Il secondo tempo, quando la palla, eri contro vento, la palla la volevi far giocare raso terra o provare a verticalizzare, era molto più difficile perché non riuscivi proprio a... Però non è un alibi, abbiamo... Sì, è stata nervosa perché non ci riusciva a fare, non riuscivamo a fare le cose preparate in allenamento e allora ci siamo un po' innervositi. Però sappiamo che noi non possiamo snaturarci, noi siamo una squadra che deve giocare sempre palla a terra e in un campo così, con quel vento lì, è un campo molto stretto, con l'erba sintetica, noi non siamo abituati e ci siamo andati in grossa difficoltà. Però ormai è passata, la mettiamo dietro le spalle e con ancora l'amaro in bocca andiamo a giocarcela domenica contro il Catania. Simone, secondo te queste dimissioni improvvise di Petrone del Catania potrebbero essere un aspetto positivo o un aspetto paradossalmente negativo per noi? Perché a volte i giocatori vanno a trovare stimoli in situazioni campane. Sicuramente i giocatori troveranno stimoli diversi, soprattutto quelli che giocavano meno, perché vogliono giocare, quindi si mettono a disposizione subito del nuovo allenatore. Però noi se partiamo forte, li mettiamo subito in difficoltà, può darsi che loro vanno in difficoltà perché non hanno ancora delle certezze su cui aggrapparsi. Quindi noi dobbiamo partire forte e metterli subito in difficoltà. Le potenzialità noi ce le abbiamo tutte, quindi non abbiamo paura, anche se il Catania è un'ottima squadra e è un ottimo organico, ma il nostro non è da meno. Stai giocando alla grande, forse che tu abbia dato il mentale, come ti senti e insomma se sei contento di come sei? No, sto bene, non sono ancora contento perché posso fare ancora meglio e devo fare ancora meglio, però io metto a disposizione del mister, della squadra dove mi fa giocare gioco e poi sicuramente mi impegno al 100% ovunque. Sicuramente se gioca a destra, avendo piede naturale destro, viene più facile. Noi siamo un gruppo fantastico, sembra una frase fatta, però è la prima volta che sto in un gruppo così, di ragazzi umili prima di tutto e forti. E diciamo che ci siamo guardati tutti negli occhi e abbiamo detto che questo campionato qua possiamo veramente dire la nostra.
e dobbiamo perché arrivati a 10 partite alla fine sono ancora 30 punti, sono tanti e niente ancora è perduto e anzi dobbiamo rimboccarci le maniche, tirarci sulle maniche e pedalare più forte di prima. Io onestamente se in ritiro mi avrebbero chiesto a 10 partite dalla fine saresti stato secondo a un punto dalla prima, avrei firmato. Non so voi, però io avrei firmato. Ci sono ancora 30 punti e andiamo a prenderceli il più possibile. Partita, dobbiamo pensare partita dopo partita, adesso veramente i punti iniziano a essere pesanti perché le partite diminuiscono, ci sono vari scontri diretti e le partite diventano sempre più belle e chi è più gruppo, chi è più forte fisicamente, chi è più forte mentalmente ne uscirà. Agganciandomi sempre al discorso della collega, guardando la classifica, vedendo anche gli ultimi risultati del Matera, possiamo dire che una lotta al quadrante c'è un po' già posto? Vedendo la classifica adesso sì, però cioè, come l'ha avuta il Matera la possono avere altre squadre, però ora vedendola così sì, cioè, è una lotta tra noi e loro e che vinca il migliore. Beh, tutti, perché non dimentichiamo se gioca Sasà sta fuori Marconi, se gioca Dumbià sta fuori Torromino, se gioca Pacilli sta fuori Lepore, se gioca Mancosu sta fuori Rado, cioè, siamo un gruppo che tutte le altre squadre ci invidiano secondo me, cioè, la nostra panchina in ogni squadra di Serie C gioca e quindi chiunque il mister mette in campo fa bene e ci può dare una mano. Hai detto che sei disponibile, noi abbiamo visto sinistra, però diciamo, lasciamo cercare di cercare questa emergenza, il caso di mister deve essere. Sì, diciamo che difensore centrale non ci gioco da parecchio tempo, cioè, ci giocavo nel settore giovanile. Però all'occorrenza ci gioco, all'occorrenza giocherei anche in porta per far risultato, a me va bene tutto, basta vincere e basta gioire, poi il ruolo è uguale. Domenica invece cosa ti aspetti? Cosa mi aspetto? Mi aspetto una spinta in più. C'è una spinta in più, oddio, loro sono sempre stati fantastici, quindi non si può dire niente, però ora che siamo arrivati alla fine abbiamo proprio bisogno di tutto, di tutti e loro devono fare quello che hanno fatto fino adesso, darci una mano, darci una spinta fino al 90esimo e noi cercheremo di ripagarli in pieno. Eh sì. Quindi di conseguenza gli sportivi molte volte chiedono sempre l'impegno in più rispetto alla partita precedente o rispetto alla classifica. Sì, è normale, dai, è normale. Secondo me è normale perché la gente vuole vincere, vuole che noi portiamo questi colori più in alto possibile, noi ci alleniamo tutti i giorni, ci impegniamo tutti i giorni per fare questo. Poi ci sta ogni tanto una battuta d'arresto, perché sennò siamo umani anche noi, ci sta a sbagliare ogni tanto, però noi ci impegniamo sempre al massimo per sbagliare il meno possibile.